Così dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra. Fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni. Li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito. Pace a voi. Coraggio, alzati, ti chiama. Così gli apostoli si rivolgono a Bartimeo, che sta gridando, sta supplicando il figlio di Davide. Vuole vedere, vuole riavere la vista. E gli apostoli in un primo momento mettono a tacere il cieco che grida verso Gesù: figlio di Davide, abbi pietà di me. Ma poi è Gesù che sente il grido e dice: chiamatelo. Ecco, in questi passaggi è nascosto il percorso che noi Chiesa dobbiamo fare se vogliamo veramente dare un valore e un significato evangelico al percorso sinodale, al sinodo, allo stile sinodale che abbiamo iniziato come Chiesa. Ascoltare il grido e lasciarci convincere da Gesù a fare nostro quel grido. Sì, ascoltiamo il grido, tante volte pensiamo che quel grido è un fastidio. E ogni qualvolta pensiamo che il grido è un fastidio per noi, per il Signore, ricordiamoci quella parola semplice che Gesù ha detto agli apostoli: chiamatelo. Ci poniamo in ascolto del grido dei poveri e della terra, dice il Papa, del grido di tutti, dei fratelli e delle sorelle, ma perché quel grido possa essere accolto deve risuonare continuamente questa parola di Gesù: chiamatelo, fate avvicinare chi grida, accogliete il grido e fatelo avvicinare a me. Per cui quelle tre paroline che poi gli apostoli dicono al cieco sono cariche di Vangelo di salvezza. Coraggio, alzati, ti chiama. Ecco, finalmente gli apostoli fanno loro l'ansia del Signore. E questo è il secondo movimento per vivere il percorso sinodale: ascoltare, superare il senso del fastidio con quella parolina che Gesù ha detto e poi dare la parola che incoraggi, una parola che attiri, una parola che mette in relazione il fratello che grida e il Signore che può salvarlo. Coraggio, alzati, ti chiama. È il secondo movimento. Secondo movimento che deve seguire un ascolto faticoso ma reale del fratello. Faticoso ma fruttuoso per l'umanità sofferente. Quando siamo capaci di dire questa parola e quindi di iniziare questo movimento di avvicinamento, allora che si realizza la profezia di Geremia. Una profezia che possiamo leggere e dobbiamo leggere sia in senso ecclesiale, perché riguarda la Chiesa con i suoi figli dispersi, sia in senso universale, l'umanità che
si avvicina al Signore. C'è un'umanità che ritorna al Signore, c'è un'umanità che si avvicina al Signore. Poiché dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite, il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Questa parola fa pensare subito ai dispersi, a chi si è allontanato, a chi non sente più la Chiesa come sua casa, la comunità come sua famiglia. Ma queste persone, ecco, sentono di nuovo la gioia di ritornare. Allora il resto di Israele da salvare, in una lettura più profonda, non è solo chi è rimasto fedele, ma il resto è anche chi ha camminato nella dispersione, ha camminato nello sbandamento, ha camminato nello smarrimento. Vorrei che questa parola resto di Israele superasse il confine del piccolo gruppo rimasto fedele e possa in qualche modo riferirsi a chiunque ha vissuto la dispersione e ora grida il suo disagio e viene chiamato e accolto dalla comunità, capace di offrire ancora la presenza del Signore. Una comunità che loda perché i fratelli ritornano, una comunità che esulta perché i dispersi ritrovano la loro casa. Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Il resto di Israele è il popolo che nella sua piccolezza è rimasto fedele, ma è anche il popolo che nella sua fragilità ha conosciuto la dispersione. E poi, ecco, li riconduco dalla terra del settentrione, luogo dell'esilio, li raduno dall'estremità della terra, luogo dello sbandamento. E ognuno verrà nella sua condizione, il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente, ritorneranno qui in gran folla. La sinodalità non deve essere per avvicinare i più pronti, i più disponibili. La sinodalità è per avvicinare ogni uomo nella sua condizione. È facile fare sinodo con chi è già vicino. È facile fare sinodo con chi cerca in maniera forte la comunione con i fratelli. Invece bisogna rimettere sulla stessa strada tutti, il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente, condizioni di fragilità e condizioni di speranza. Cieco e zoppo, fragilità, incinta, l'attesa, la partoriente, la speranza che si compie. Ecco, la Chiesa che guarda vicino e guarda lontano. La Chiesa che sa entusiasmare chi è rimasto fedele e sa riconquistare e sa coinvolgere chi si è allontanato, anzi chi non è mai stato presente, non ha mai fatto parte di questa comunità. Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni, li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. Partiti nel pianto perché c'è chi ha conosciuto un allontanamento forzato, forzato e costretto dalla comunità, costretto dalle circostanze, costretto dalle delusioni, costretto dalla non accoglienza, costretto. E quindi c'è un distacco sofferto. Però c'è anche il distacco, la separazione di chi pensava di trovare altrove la sua felicità e la sua realizzazione. E c'è
il disagio e anche lo sconforto di chi per un certo tempo ha creato opposizione al Vangelo. E c'è l'ignoranza di chi non ha mai conosciuto Gesù Cristo. Ecco, questa varietà di situazioni è tutta sotto la categoria del pianto, perché in qualche modo tutte queste condizioni sono testimonianza di una schiavitù, di un disagio, di una ferita. E questo pianto che accomuna tutti quelli che guardano di nuovo verso il Signore, come guarda questo cieco. Per cui il Signore dice al cieco: va, la tua fede ti ha salvata. Ecco, questa salvezza che è del Signore, ma che arriva all'uomo attraverso la strada della fede. Passare dal pianto al grido alla fede. Sono i passaggi di ritorno o i passaggi di conquista. Il pianto, il grido, la fede. Gesù è il Salvatore, certo, ma questi passaggi permettono a ogni uomo di sentirsi come un primogenito che Dio, per mezzo del suo Figlio, rigenera alla vita.